E con l'allenatore dell'Ischia, Billone Monti, inauguriamo virtualmente la stagione sportiva 2020-2021 qui negli studi di Tele Ischia. Ben ritrovato, mister. Diciamo contento di parlare di nuovo di calcio, si spera che non ci siano altri contrattempi per riniziare una nuova avventura. Una nuova avventura che è iniziata per il momento solo attraverso gli annunci che abbiamo letto su internet, sui giornali, le varie fonti di informazione, confermato l'allenatore, confermato questo, quel giocatore, questa della conferma dei giocatori l'abbiamo sentita più che altro dai giocatori stessi, tanti diciamo hanno palesato la loro felicità di aver prolungato in questo caso la loro permanenza con l'Ischia. È un mercato, immagino, che vada avanti di ora in ora, di minuto in minuto. Sì, vabbè, per quanto riguarda le riconferme, diciamo che ufficiosamente c'erano già da tanto tempo, da diverso tempo. Si aspettava un po' l'ufficialità nel senso della firma del rinnovo per quelli che erano svincolati, che avevano superato il 25° anno di età, e quindi l'ufficialità è stata da poco. Per quanto riguarda, diciamo, altri per puntellare la rosa, avendo, diciamo, il presidente ha manifestato l'intenzione di continuare con questa politica di tutti solani, quindi si è cercato più che altro non rinforzare la rosa, diciamo di ingrandire un po' la rosa, perché rinforzare la rosa significa trovare determinati calciatori con determinate caratteristiche in alcuni ruoli particolari che a Ischia non ci sono. Ne possiamo parlare perché c'è stata l'ufficialità della sua firma con l'Albanova. Uno di questi che non si era assolutamente nascosto, voleva indossare la maglia dell'Ischia, era Alberto Cirelli, ex giocatore del Milan. Andato col Cervinara. No? Col Cervinara. Con l'Albanova è andato Longo, è rimasto lì un altro ex Ischia che forse ci sarebbe stato bene. No, sono, diciamo, dei buoni calciatori per la categoria, ma io cercavo un profilo diverso a livello di caratteristiche, cercavo una punta più rapida, più esplosiva, con velocità di esecuzioni nello stretto, qualcuno che attaccava lo spazio con una determinata velocità, e che qui purtroppo non c'è, ci sono altri, diciamo, attaccanti con caratteristiche diverse. L'anno scorso è stato, diciamo, se vogliamo, il primo anno, no, di una seconda era di questa nuova Ischia Calcio, in cui si sono fatte le cose in un certo modo, si è creata un certo tipo di rosa con tante ambizioni, con delle velleità di alta classifica. Lei più volte ha detto: nessuno mi ha chiesto, mi ha detto che io devo assolutamente vincere il campionato. Dobbiamo stare lì, dobbiamo stare nella alta classifica. No, i programmi sono stati abbastanza chiari, c'è stata una, diciamo, grande organizzazione da tantissimi mesi, diciamo prima che iniziasse il tutto, che poi ci ha portato, insomma, a fare il campionato che abbiamo fatto, però il programma era di una squadra da vertice, come ho sempre detto, che era quello là di stare da vertice. Per me penso sia primo, secondo, terza distanza, il punto, due punti, questo su questo, non di giocarsela fino alla fine, no, che vai quinto a 10 punti, e penso che abbiamo ampiamente rispettato questo programma, anzi forse abbiamo fatto molto di più, perché diciamo, io ho sempre dichiarato, diciamo, agli organi di stampa, a tutti, ho detto: questa squadra farà il campionato che deve fare, anche quando c'è stato qualche pareggio di troppo, quando c'è stata quella, diciamo, sconfitta particolare col Santa Maria alla Carità, perché la squadra l'aveva fatto io, conoscevo la categoria, conoscevo i miei ragazzi,
sapevo che quello che potevano dare. Forse non mi aspettavo neanche io che a 6 partite dalla fine con 5 da giocare sull'isola, 4 al Mazzello, il derby di Alcameno e un'altra con la Puteolana fuori casa, diciamo avevamo 15 punti sopra la terza, che a quel punto per andare su non è che a noi interessava fare primi o fare secondi. Era solo una questione di prestigio, magari. Per rispettare il programma bastava avere 10 punti sopra la terza e saresti andato. Io puntavo molto su quelle ultime 6 partite già dall'inizio, che guardando il calendario, se arriviamo a una certa posizione con quella classifica e con quelle partite da giocare su 6-5 sull'isola, quindi diciamo ero molto fiducioso. Però l'anno scorso, dal punto di vista della rosa, ci fu comunque una specie di eccezione, diciamo, a questa regola del presidente D'Abbondo di volere tutti isolani. C'era un ragazzo della terraferma, Ciro Iattarelli, che salutiamo, insomma, un amico, una persona, lo possiamo dire, un ragazzo. Un ragazzo serio, eccezionale, bravissimo ragazzo. Anche secondo me un buon calciatore per determinate caratteristiche, perché poi io l'avevo scelto proprio per determinate caratteristiche. Diciamo che Iattarelli fu una scelta forzata, anche diciamo un po' col naso che sorgeva sempre il presidente, perché fu una cosa, diciamo che avevamo solo Rubino. E quindi fu una scelta abbastanza forzata, anche se io avevo avvisato il ragazzo che andare avanti e indietro, e lui lo può confermare, sarebbe stata dura. Lui invece dice: no, mister, non vi preoccupate, voi mi dovete dare solo l'orario dell'allenamento. Io, quando è cominciato a venire un po' l'inverno, il mare un po' più così, situazioni un po' più particolari, molte volte il traghetto non parte, e lui ha incominciato ad avere delle difficoltà. Poi qualche partita, qualche volta ha giocato, qualche volta è andato in panchina, sai, si è messo questo più quello, il ragazzo ha deciso di andare via, ma per me poteva tranquillamente restare fino alla fine. In un campionato di eccellenza, dovesse arrivare qualche altro calciatore dalla terraferma, magari giusto per completare, giusto per integrare, non arriverà, lo possiamo dire, dalle direttive della società, del presidente, non arriverà. Le direttive sono quelle là di fare una squadra di isolani, ripeto, il che Ma Billone è la categoria d'eccellenza, la conosce bene, conosce anche molto bene tanti dei ragazzi che ha, che sono dei ragazzi di valore, degli ottimi calciatori. Però diciamo, se si guarda un po' indietro a quello che è il loro passato dal punto di vista tecnico, noi di giocatori da tra virgolette vertice in eccellenza non ce ne possiamo mettere tantissimi. Allora, il discorso da fare è che l'eccellenza è un altro campionato, è completamente diverso dalla promozione. E c'è la stessa differenza come delle volte tra la Serie B e la Serie A. Tu, ottime squadre di Serie B, anche rinforzate, vanno in Serie A e stanno sempre affannandosi per non retrocedere, o qualcuna retrocede anche dopo, insomma, essere partita con un certo entusiasmo e tutto. E quindi la stessa cosa, c'è questa differenza da questa promozione in eccellenza, e io l'ho vissuto spesso, ma abbiamo gli esempi lampanti. Il Barano, da quando fa l'eccellenza, con spesso ragazzi anche della terraferma, certamente non quelli là che hanno un determinato costo, curriculum. Però quando stavo io cercavo di sceglierle anche come caratteristiche, con prezzi un po' più abbondanti, sostenuti, però si è lottato sempre per non retrocedere. Forio la stessa cosa, ha sempre avuto alcuni della terraferma, e nonostante tutto, con degli isolani, con alcuni della firma, ha lottato sempre per non retrocedere. Quest'anno secondo me c'è un'incognita e un pericolo maggiore, perché questo girone da 14 squadre con 4 retrocessioni, non c'è più una metà classifica.
5-6 faranno prime, seconde, terzo, quarto, e il resto lotteranno per evitare un play-out o per posizioni buone di play-out, perché se il nostro girone, da quello che potrebbe essere, si pensa casertane più napoletane tipo Frattese, Pianura, Albanova, Virtus Volla, preso liquidato allenatore, un allenatore di Serie D, con il campo nuovo, si chiama Ponticelli, quindi una squadretta sicuramente più abbordabile farà il suo. Io mi chiedo, ma chi sono poi queste 6-7 che devono lottare per non retrocedere? Escludiamo l'Albano, escludiamo la Frattese, escludiamo il Pianù, escludiamo il San Giorgio, per dire, escludiamo il Casori, escludiamo per là, facciamo dei nomi, sono quelle là che bene o male ogni anno, anche se no, non fanno terze, ma fanno quinte. Non sudano. Si salvano tranquillamente, in questo caso cominci a preoccuparti. Quindi, ripeto, bisogna anche aspettare il girone per cercare di valutare un po' tanti aspetti. Diciamo che io prima di... Presidente voleva fare un campionato tranquillo. Tranquillo penso che non esista, perché non essendoci metà classifica, non penso che un campionato possa essere tranquillo. O sarà per più su o sarà per più giù. È una domanda che mi verrebbe da fare per quello che riguarda la porta, per quello che riguarda diciamo il ruolo di portiere. È stato confermato Mennella per un altro anno. Meno male, considerando che non arriverà la Marra, perché comunque la Marra non è isolano, ma non magari non chiarire, interessa neanche, vuole... magari non interessa neanche. No, la chiariamo subito questa situazione, perché poi sono tutte voci che fanno uscire, che girano, basta che tutte queste voci che poi basta che mi chiamano e io le smentisco tutte tranquillamente, oppure dico quella che è vera e quella che non è vera. La Marra non è mai interessata. Allora, partiamo da Mennella, che finalmente ha dichiarato lui su Facebook che sarà l'ultimo anno. Ce lo togliamo dalle scatole. Ah. Finalmente sarà l'ultimo anno. Poi c'era che all'inizio io cercavo un portiere under. Noi abbiamo... quest'anno abbiamo avuto due under che tecnicamente sono bravini, cioè hanno anche dei buoni fondamentali, però secondo me hanno bisogno di fare qualche campionato in qualche squadra insomma più tranquilla per migliorarsi sotto tutti gli aspetti, anche sotto l'aspetto della personalità, della tranquillità. Allora io avevo intenzione di prendere un under che avesse già giocato uno o due campionati di eccellenza, però era in terraferma, il presidente ci ha dato direttive diverse e quindi... Bella rosa? No. E quindi abbiamo dovuto cercare un'altra alternativa isolana, nel senso perché avendo un portiere over, quest'anno giocando solo due under, 2001 e 2002, conveniva prendere un altro... L'unico over isolano era De Chiara e tramite la società si sono parlati, diciamo, la nostra e il Barano. Non so, le ultime notizie mi hanno detto che non ci dovrebbero essere problemi. Quindi possiamo dire che l'Ischia ci punta. Poi se lui sta meglio di Mennella, dimostra che sta meglio di Mennella o Mennella che sta meglio di lui, poi valuteremo di volta in volta chi può giocare. Però Di Chiara potrebbe essere il futuro, visto che Luigi comunque ha una certa età e potrebbe anche beneficiarne della presenza degli allenamenti con Luigi. Ci sono dei giocatori che magari di questo salto di categoria ne possono giovare, mister, della sua rosa? Ma non lo so, perché molti, soprattutto quelli un po' più anzianotti, l'hanno già fatta la categoria, quindi non penso che possano avere problemi, sono problemi relativi a un'età agonistica in effetti.
o infortuni vari, queste cose qua. Qualche altro, diciamo, deve in queste categorie dimostrare del tutto il suo valore, come ha fatto per esempio l'anno scorso. Qualcuno dovrebbe riuscire ad avere più continuità tra partite esterne e partite interne, sotto anche altri aspetti agonistici, fisici e tattici, diciamo. E quindi io in questo gruppo, ripeto, ci credo, era doveroso riconfermarli tutti, avendo questa politica, sì. tutti solani. Sicuramente abbiamo preso questi due ragazzi, è tornato sotto certi aspetti, De Luise, sì. Del Forio, che il ragazzo l'anno scorso l'ho visto 4-5 volte col Forio inizialmente, mi ha fatto un'ottima impressione, ho visto che ha fatto dei miglioramenti, buon fisico, buon sinistro, lottava, perdeva la palla subito, andava a dar fastidio al difensore avversario che portava palla, non si fermava, andava nello spazio, insomma, caratteristiche a me piacciono molto. Il tuo amico Taratà, un po' per necessità, un po' per i meriti del ragazzo, lo ha fatto giocare centravanti in eccellenza al primo anno di Under, ricordiamo che è un classe 99, Massimo De Luise. Sì, sicuramente, poi il ragazzo, ripeto, come io l'ho visto l'anno scorso di più, perché prima qualche volta l'avevo visto, l'anno scorso ho visto 4-5 partite, il ragazzo mi è piaciuto molto, e praticamente diciamo che l'abbiamo riportato a Ischia, come dovendo pure cercare in qualche ruolo specifico un under in un certo modo, abbiamo preso, che era svincolato, D'Antoni del Barano, che già ha fatto un campionato e mezzo col Barano, quindi dovrebbe, tu mi confermi, io l'ho visto un paio di volte, tu mi confermi che ha fatto bene, quindi mi avevo preso questo. E poi c'era un altro che è sempre svincolato come difensore, che era Capuano, che io avevo già visto qualche anno prima a Forio. Ragazzo ha una buona fisicità, quando sta bene fisicamente, insomma, è uno che si fa sentire, e quindi diciamo abbiamo arricchito la rosa. Diverso, come ti dicevo, il discorso di rinforzare la rosa. Quello staremo a vedere, quelle che saranno le notizie che arriveranno dal calciomercato. Mister, grazie per essere stato questa sera con noi, speriamo di risentirci presto, non troppo presto, non le daremo fastidio per un po'. Ma tu lo sai, a me non piace, dopo tanto tempo sono venuto, però potete anche chiamare altri, quindi ci stanno tanti altri. Disturberemo sicuramente Pino Taglialatela e qualcun altro, insomma, dell'Ischia. Grazie a Villone Monti per essere stato con noi. Ciao.